Vincenzo, riassunto della vicenda del TNAS. Vai, Vincenzo. Allora, come tutti quanti i nostri ascoltatori sanno, ieri sono state emesse le motivazioni del lodo emesso dal TNAS lo scorso 5 ottobre in merito alla vicenda riguardante Antonio Conte, che è stato squalificato per omessa denuncia, e il TNAS ha ridotto la squalifica da 10 a 4 mesi. Ora, ci sono dei passaggi che secondo me rendono bene l'idea di cosa sia stato questo processo, prima ancora che delle decisioni dell'organo del CONI. Leggo il primo di questi passaggi che secondo me sono fondamentali. Allora, sotto il profilo probatorio, per affermare la responsabilità di un incolpato di una violazione disciplinare sportiva, non occorre la certezza assoluta della commissione dell'illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando invece sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indirizzi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell'illecito. Ora, diciamo, la traduco dal giuridichese all'italiano. Cioè, la giustizia sportiva, secondo quanto scritto, ripeto, non da un tifoso juventino, da un sito juventino, da un organo giudicante, la giustizia sportiva non opera alla ricerca di una verità processuale certa, bensì alla ricerca della verità processuale ritenuta più plausibile. Roba che ovviamente, se lo dicesse uno chiunque di noi, verrebbe accusato immediatamente di vittimismo. Però passiamo oltre, perché successivamente il dispositivo del TNAS si sofferma sulla posizione di Cristian Stellini. Vi leggo questo ulteriore passaggio. La confessione di Stellini assume peraltro una diversa valenza anche sotto altro profilo. Se è vero che il Conte non può essere ritenuto responsabile per fatti commessi dai calciatori del Siena perché è loro allenatore, parzialmente diversa è la sua posizione con riguardo alla confessione di Stellini. Questi era, all'epoca dei fatti, uno dei più stretti collaboratori del signor Conte, essendo inserito nello staff tecnico da questi diretto. In via presuntiva, appare allora decisamente più logico, nel contesto organizzativo in cui lo stesso Stellini era inserito, ritenere che egli abbia informato dell'accaduto il Conte piuttosto che il contrario. Anche qui, applicando il principio dell'assenza di necessità di raggiungere la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio. In un giudizio comparativo tra le due ipotesi, l'una pare più plausibile e l'altra più probabile dell'altra. Anche qui, diciamo, ci sarebbe da tradurre dal giuridichese, ma credo sia più immediato come capire questo passaggio. Quindi abbiamo capito chiaramente che la giustizia sportiva, in questo caso, come in altri, ha proceduto alla ricerca di una verità presunta. A conclusione di quanto detto, vi riporto le motivazioni della sentenza che assolse Rinaldo Gelfi, amministratore delegato dell'Inter, nel 2001, dal caso Passaportopoli. La sentenza fu emessa il 27 giugno del 2001 dalla commissione disciplinare. Dagli atti, tuttavia, non è desumibile alcuna circostanza che faccia riferire a Gelfi, in modo certo ed inequivoco, l'adozione di decisioni in tal senso, non potendosi escludere in modo assoluto l'ipotesi che altri soggetti abbiano provveduto negli stessi termini. Quindi, nel 2001 non si è condannata l'Inter perché c'era la necessità di raggiungere una verità certa e scevra da ogni dubbio. Nel 2012 invece si è condannato Conte in base ad una verità plausibile, o ritenuta più plausibile di Ale. Se non è doppiopesismo questo, io non so come definirlo. A voi ogni giudizio.